Un mare più pulito perché è di tutti. E chi meglio di Mauro Pelaschier, timoniere storico di Azzurra, la prima barca italiana a partecipare alla Coppa America nel 1983, poteva fare da testimonial a un'iniziativa come un periplo per la salvaguardia dei mari, promossa dallo Yacht Club Costa Smeralda e dalla One Ocean Foundation, che ha fatto tappa a Bari al Circolo della Vela, già da tempo impegnato in una campagna plastic free. Mai come oggi, l'oceano e i mari sono minacciati, invasi ogni anno da enormi quantità di rifiuti. Carta, legno, metallo e tonnellate di plastica che arrivano da terra e si rompono lentamente nell'acqua salata fino a diventare frammenti piccoli 5 mm, le microplastiche. Queste particelle causano ogni anno la morte di uccelli, mammiferi, tartarughe e pesci e colpiscono in un modo o nell'altro tutti gli animali marini, dal minuscolo krill ai grandi predatori, per arrivare a noi attraverso il cibo che mangiamo. Nel 2050 potrebbe esserci più plastica che pesci nell'oceano. Tutto quello che ci arriva, arriva appunto è perché noi l'abbiamo buttato, l'abbiamo abbandonato in acqua. La regione aveva anche a un certo punto, un po' di tempo fa, provato a lanciare una proposta, provare a dare degli incentivi economici anche agli operatori economici come i pescatori nella raccolta dei rifiuti e portarli a terra. Dobbiamo continuare a lavorare con la regione su questo, perché se riusciamo a trovare un bel progetto in cui operatori economici e sportivi avanti del mare ci aiutano a raccogliere ciò che viene abbandonato, che arriva in mare, migliora tanto, ma i punti della carta smeralda ce lo dicono in maniera anche molto lucida.